Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Oggi una giornata davvero triste per gli abruzzesi. Si sono svolti i funerali questo pomeriggio dei quattro escursionisti morti in Valle Maielama, sul Monte Velino, dove erano dispersi dal 24 gennaio scorso. Grandissimo dolore ad Avezzano, nel comune della Marsica è stato proclamato il lutto cittadino. Vediamo. L'Abruzzo si stringe attorno alle famiglie dei quattro escursionisti uccisi da una valanga sul Monte Velino. Valeria Mella, 25 anni, Gianmarco Degni, 26 anni, Gianmauro Frabotta, 33 anni, Tonino Durante, 60 anni. I quattro avezzanesi erano spariti nel nulla il 24 gennaio scorso e i loro corpi sono stati ritrovati 3 giorni fa. Questo pomeriggio, alla Cattedrale dei Marsi di Avezzano, si sono svolti i funerali. Esequi a partecipazione ristretta per le normative anti-Covid, che però non hanno impedito alla comunità marsicana di accorrere in massa per l'ultimo saluto ai suoi concittadini. Tanta la commozione dentro e fuori la chiesa. Il silenzio delle sue lacrime cadrà sul tuo eterno rifugio montano come suono di campane. Ascoltale. Ascoltale e corri verso casa. Là ti chiamano. Presente ai funerali le autorità, il governatore Marco Marsilio con gli assessori Imprudente e Liris, il presidente provinciale Caruso, il sindaco del capoluogo Biondi. Oltre a quello di Avezzano di Pangrazio, hanno partecipato, indossando la fascia tricolore, anche molti primi cittadini degli altri comuni della Marsica. E Avezzano oggi è all'epicentro del dolore, all'epicentro di questa situazione che ha creato scompiglio a tutta la regione. La Marsica è veramente in ginocchio, come chiaramente mi viene da tanti messaggi di tanti sindaci di Sulmona, L'Aquila ed altri che hanno manifestato la loro solidarietà. Quindi questo è un giorno di dolore di tutti, di tutti, di tutti. 27 lunghissimi giorni di ricerche, dal campo base di Forme di Massadalbe, ostacolate spesso dalle condizioni meteo e dal pericolo valanghe. Accorsi in Abruzzo tantissimi soccorritori, con mezzi e cani molecolari da tutta Italia, che non si sono mai arresi, neanche quando la speranza di riportare a casa i quattro sani e salvi ha iniziato a vacillare. Abbiamo imparato a essere un'unica famiglia adesso a Forme, nel vivere, nell'aspettare notizie, le migliori notizie che però non sono mai arrivate, nel contempo a gestire con molta difficoltà i soccorsi e quindi il trovamento dei dispersi, che era già difficile il primo giorno, assumeva contorni sempre più difficili man mano che passavano i giorni, con anche la frustrazione di aver messo in campo tutto il possibile. Io credo non ci sia stato un precedente da questo punto di vista, come combinato disposto di tutte le forze in campo, dai vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, polizia, carabinieri e protezione civile regionale. Fin dal primo giorno i cittadini della Marsica si sono stretti attorno alle famiglie delle vittime, virtualmente tramite piccoli gesti di solidarietà. E non sono mancati nemmeno oggi, al triste epilogo, nel giorno dell'ultimo saluto. Immagini strazianti, quelle che abbiamo appena visto. Ad ogni modo andiamo avanti, ancora cronaca. L'inchiesta denominata Acqua Fresca ha decapitato il comune di Celano. In carcere l'ex deputato Filippo Piccone e ai domiciliari altri 7, tra cui l'attuale sindaco Settimio Santilli. 25 le persone coinvolte tra amministratori e imprenditori. Secondo la procura di Avezzano sono state turbate numerose procedure di gara, pilotando l'affidamento di appalti per l'esecuzione di lavori, progettazioni e servizi per 13 milioni di euro. Sistema clientelare fondato su amicizie e conoscenze. Paolo Renzetti. Decapitata l'amministrazione comunale di Celano con l'operazione denominata Acqua Fresca all'alba di oggi. Sono infatti state eseguite tra le province di L'Aquila, Pescara, Roma e Teramo 25 misure cautelari ed interdittive nei confronti di amministratori, professionisti ed imprenditori. Delle persone coinvolte nella maxi retata dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila per reati contro la pubblica amministrazione nel comune marsicano, 8 sono state colpite da misure di restrizione della libertà. Il vice
sindaco Filippo Piccone, più volte parlamentare ed ex consigliere regionale azzurro in Abruzzo, in carcere, mentre il sindaco Settimio Santilli di Fratelli d'Italia è ai domiciliari. Piccone, politico e imprenditore, è stato più volte sindaco e proprio a Celano ha costruito la sua carriera politica, che nel maggio del 2019 lo ha portato a sfiorare l'elezione al Parlamento europeo. Nell'ambito dell'inchiesta ai domiciliari, oltre al sindaco, sono finiti il segretario comunale Giampiero Attili e i dirigenti Daniela Di Cenzo, Luigi Aratari e Walter Specchio, quest'ultimo già coinvolto in un'inchiesta su irregolarità negli appalti per le scuole ai tempi in cui era direttore generale della provincia dell'Aquila. Agli arresti domiciliari anche gli imprenditori Goffredo Mascitti e Livio Paris. A carico delle 25 persone finite sotto inchiesta a vario titolo, le accuse sono quelle di induzione indebita a dare o promettere utilità, ex concussione, istigazione alla corruzione, turbata libertà nella scelta del contraente, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, falsità ideologica, turbata libertà degli incanti e tentato peculato. Sono complessivamente 56 gli indagati. Tra le 56 persone coinvolte, 25, come detto, sono state raggiunte da misure cautelari. Alle 8, tra domiciliari e carcere, tra cui dirigenti del comune e imprenditori, si aggiungono due che riguardano l'assessore allo sport del comune di Celano, Barbara Marianetti, ed Ezio Cicciotti, vice sindaco nella precedente amministrazione, che hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le restanti 15 misure sono relative al divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e riguardano imprenditori e professionisti non solo di Celano ma anche dell'Aquila, Roma e Pescara. Si tratta di Franco Felli, architetto di Avezzano, Luca Piccirillo, architetto di Avezzano, Carmine Lastella, imprenditore di Avezzano, Claudia Stornelli, architetto di Avezzano, Roberto Tonelli, ingegnere di Avezzano, Lucio Zazzara, architetto di Torre dei Passeri, Giovanni Maceroni, imprenditore marsicano, Valeria Pacchiarotta, architetto di Celano, Andrea Pandolf, ingegnere di Avezzano, Francesco Stornelli, ingegnere di Avezzano, Fabrizio Confortini, ingegnere di Pescara, Eugenio Russo, ingegnere di Roma, Leonardo Gatti, ingegnere di Formello, in provincia di Roma, Vincenzo Santilli, ingegnere di San Benedetto dei Marsi, Sergio Rossi, imprenditore dell'Aquila. Le misure cautelari dell'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, guidati dal colonnello Nazareno Sant'Antonio, sono state firmate dal GIP del Tribunale di Avezzano Maria Proia su richiesta del PM della Procura marsicana Andrea Padalino. Nell'esecuzione delle misure cautelari sono stati coinvolti un centinaio di militari dell'Arma. Apriamo ora la pagina dedicata alla sanità, il Covid e la pervasività delle varianti che stanno mettendo in difficoltà il sistema sanitario regionale, la campagna vaccinale che si muove in maniera goffa e le inchieste della magistratura complicano la gestione della pandemia nella terza ondata a un anno dalla diffusione del virus. Sulla regione Abruzzo però potrebbe abbattersi un nuovo problema, quello del disavanzo della sanità, un buco da oltre 90 milioni di euro, ce lo racconta Alfredo Primante. La sensazione che la situazione stia sfuggendo di mano ormai è più che una sensazione. I contagi aumentano e nemmeno la zona rossa sembra riuscire a frenare la corsa del virus e delle sue varianti che dilagano nell'area metropolitana Pescara-Chieti, rendendola caso nazionale. Le inchieste sulla gestione dell'emergenza si moltiplicano. Prima quella sui dati della pandemia, necessari per elaborare colori e restrizioni. L'ipotesi di reato qui da parte della Procura di Pescara è omissione di atti d'ufficio. Sabato poi è arrivata anche la figuraccia del Palabecci di Pescara, con il personale docente over 55 chiamato a vaccinarsi e in fretta e furia rimandato a casa per una fantomatica mancata circolare ministeriale che autorizzasse la somministrazione del siero AstraZeneca per quella fascia d'età. Anche qui si indaga, perché il sospetto è che quelle dosi, nella migliore delle ipotesi, siano state sprecate o che peggio siano andate agli amici degli amici, chiarirà la magistratura. C'è poi tutta la querelle su quanti vaccini sono stati fatti, pochi secondo l'opposizione in consiglio regionale, che sbandiera dati da ultimo posto in Italia. No, siamo tredicesimi, ribatte l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che invita a non fare polemiche e classifiche. C'è poi un'altra granata pronta a scoppiare,
che però presto potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba nucleare, una voragine nei conti della sanità da 90 milioni di euro. Sui nostri ospedali dunque torna ad aleggiare lo spettro del commissariamento, che agli abruzzesi non evoca bei ricordi, per i 9 lunghi anni di lacrime, sangue e tagli che stiamo pagando tutti, soprattutto adesso nel pieno della pandemia. A tutto questo c'è da sommare il caos nella ASL aquilana, dove il manager Testa è stato sfiduciato dallo stesso centrodestra che lo ha nominato per i ritardi nel piano di adeguamento degli ospedali, e il Covid Hospital di Pescara ormai dichiarato pieno. Insomma, non c'è da dormire sonni tranquilli, con un Abruzzo a metà tra il rosso e l'arancione, con ordinanze che vietano assembramenti che però si verificano ugualmente, con i tamponi molecolari che faticano a seguire il virus e con i rapidi in uso in Abruzzo sui quali i consiglieri regionali pentastellati hanno sollevato dubbi sulla qualità degli approvvigionamenti e sulla sensibilità dei test, che sarebbe inferiore a quella consigliata dal Ministero. Ad un anno dall'inizio della pandemia i bonus sono finiti, così come gli sconti per inesperienza sulla sua gestione. Se si chiede, come giusto e sacrosanto, responsabilità alla cittadinanza, e se ne chiede di più e molta di più alla politica e a chi governa la regione. Il tempo sta per terminare ed occorre una strategia certa per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, l'unica strada per uscire fuori dal tunnel del virus e della crisi economica. Andiamo a vedere i numeri del bollettino di oggi. Oggi in Abruzzo 351 nuovi casi di Covid, 8 morti. Da sottolineare l'aumento delle ospedalizzazioni, il tasso di occupazione nelle terapie intensive ha superato il 40%. 351 nuovi casi di Covid in Abruzzo, 14.768 i test tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività del 2,4%. Il più piccolo tra i contagiati ha 10 mesi, il più anziano 97 anni. 8 ulteriori morti, 2 nel Chietino, 1 nell'Aquilano e 5 nel Pescarese, che portano il bilancio delle vittime a 1.628. Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 293 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 12.972 positivi accertati, più 48 rispetto a ieri. 593 pazienti, più 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 76 in terapia intensiva con 2 nuovi ricoveri, per un tasso d'occupazione nelle rianimazioni che supera quota 40%. Mentre gli altri 12.304, più 42 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha rinnovato, tramite decreto legge, il blocco dei trasferimenti tra le regioni, anche in zona gialla, e ha introdotto il divieto, in zona rossa, di far visita a parenti e amici, spostandosi verso abitazioni private diverse dalla propria. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, preoccupato per l'aumento esponenziale dei contagi nel capoluogo teatino, annuncia nuove ordinanze restrittive a partire dalle scuole e dagli assembramenti. Il primo cittadino raccomanda di non uscire di casa se non necessario. Ascoltiamolo. I contagi stanno crescendo in modo esponenziale, soprattutto nella nostra area urbana. Ieri il Palatricalle, dove si effettuano i tamponi molecolari, ha registrato su 280 tamponi 89 positivi, 89 quindi contagiati, ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori. Chi ha avuto modo di passeggiare o comunque di attraversare le nostre strade cittadine sabato e domenica ha potuto constatare un aumento incredibile di persone che, non curanti del pericolo, continuano a far finta che nulla stia accadendo. È l'unica città, Chieti, oggi che ha un trend di ascesa dei contagi superiore a tutti i paesi che ci circondano. Sarò costretto a fare delle ordinanze, non solo di procrastinare e prolungare la chiusura delle scuole, ma anche le piazze, le strade e i punti di ritrovo e di incontro dei cittadini.
Adesso non è più il momento di scherzare. Continuo a raccomandare la massima prudenza, non uscite di casa se non per motivi impellenti e speriamo di cavarcela nel miglior modo possibile. La politica è ancora fonte di polemiche, la decisione del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, di aderire alla Lega di Matteo Salvini. Durissimo affondo di Manola Di Pasquale, presidente del PD Abruzzo, che critica soprattutto il doppio ruolo che da oggi riveste Costantini come primo cittadino e come dirigente di un partito. Intanto i due consiglieri comunali Pietro Tribuiani e Gianni Mastrilli si sono autosospesi dalla Lega come protesta contro il coordinatore regionale Luigi Deramo e due quindi rimarranno all'opposizione nel Consiglio Giuliese. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Non si placano le polemiche sulla scelta del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ormai ex civico, che ha annunciato pubblicamente di aderire alla Lega di Salvini. Una decisione che ha innescato un clima di odio e violenza, poche volte riscontrato nel comune rivierasco. Dure anche le critiche dai rappresentanti della Lega all'opposizione in Consiglio Comunale di Giulianova e dagli esponenti degli altri partiti. Ma si sa che con una nuova legge elettorale all'orizzonte che prevede il sistema proporzionale il civismo sarebbe tramontato. E allora perché fa tanto scalpore la scelta di un partito da parte di Costantini? Non è la scelta del partito, è il momento in cui ha effettuato la scelta. Io penso che lui dovesse essere corretto verso i cittadini, si è presentato come un candidato sindaco civico, oggi la città invece si ritrova un candidato sindaco iscritto alla Lega, ma non tanto come semplice aderente, ma quale dirigente, quindi che lavora per accrescere il consenso della Lega stessa utilizzando anche il ruolo di primo cittadino che ha. E io penso che l'elettore dovesse essere a conoscenza di ciò, la partecipazione ad un partito è la scelta di un modo di far politica, di progetti politici e anche di valori, quindi di come si presenti davanti a alcuni problemi. Ma è giusto demonizzare la scelta di un partito? No, assolutamente, io penso che oltretutto andiamo sempre più verso un sistema elettorale proporzionale, io ho sempre scelto di stare all'interno di un partito, il civismo con i movimenti hanno una durata temporale, basta pensare al Movimento 5 Stelle, se si vuole essere governo bisogna comunque essere all'interno di strutture organizzate come i partiti, se si voleva far parte della Lega bisognava dirlo, oltretutto nel comune di Giulianova la Lega fa maggioranza e opposizione, un po' come si verifica anche nella maggioranza regionale di Marsiglio, dove la Lega sta con Marsiglio, ma poi gli fa l'opposizione. Come valuta la protesta a Giulianova, questa protesta un po' troppo rumorosa forse? No, intanto sono contrario alle proteste con violenza, assolutamente queste non le condivido mai ed è credo che bisogna sempre dire in maniera negativa una protesta fatta con violenza. La libertà di pensiero è dire quello che si pensa in maniera civile, molto chiara e giusta, ed è giusta anche da parte di quell'elettore che ha votato Costantini pensando che fosse un civismo che si richiamasse ad alcuni valori e oggi si ritrova altri. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. L'abruzzese Gabriele Gravina resta presidente della Federcalcio. Non c'è stata storia nel corso dell'assemblea federale elettiva che si è tenuta al Rom Cavalieri e Waldorf Astoria di Roma. Gravini ha raccolto il 73,45% dei voti contro il 26,25% dello sfidante Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Secondo mandato consecutivo per Gravina, già eletto la prima volta il 22 ottobre 2018 e che resterà in carica fino al 2024 e potrà iniziare a giocare la partita per il futuro. Titolo questo della nuova piattaforma programmatica presentata con la candidatura sottoscritta da Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC che hanno votato per lui, mentre l'AIA è rimasta neutrale e la Lega Nazionale Dilettanti ha votato per Sibilia. Noi siamo il calcio, siamo quelli che sanno di rappresentare la passione di milioni di italiani e adesso è il tempo di allacciare gli scarpini e di iniziare a giocare, ha detto Gabriele Gravina ringraziando l'assemblea della FIGC che lo ha riconfermato presidente. Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo, ha concluso Gravina.
E andiamo ora avanti con il calcio di Serie B, allenamento pomeridiano al Poggio per il Pescara nella settimana che porterà i biancazzurri al match di sabato alle 14 contro il Lecce allo stadio Adriatico Cornacchia. Sono tornate ad allenarsi Ledian Memusciai e Niccolò Giannetti. Il centrocampista albanese ha svolto solo in parte il lavoro coi compagni, poi si è dedicato ad una fase differenziata. Il centravanti prelevato dalla Salernitana invece ha svolto una seduta integrata coi compagni. L'allenamento regolare anche per Damir Seter, che ha precauzionalmente saltato la trasferta di Frosinone a causa di un paio di distorsioni alla caviglia che sembra aver superato. Se la settimana non porterà nuovi contrattempi, l'allenatore Gianluca Grassadonia per sabato potrebbe avere a disposizione tutti i centravanti Seter, Giannetti e Odgaard, dopo aver già recuperato Galano la scorsa settimana. Ha lavorato coi compagni anche Drudi, uscito nel corso del secondo tempo della gara dello Stirpe, ma senza particolari acciacchi. Ancora assente Sorensen, per il quale non è comunque escluso un recupero. Anche il Lecce è tornato al lavoro questo pomeriggio dopo aver sconfitto ieri sera in rimonta il Cosenza per 3-1 con le reti di Coda, Mancosu e Meccariello. Lavoro differenziato per Dermacu, Calderoni, Taxidis e Liskovski. Il tecnico dei Salentini, Eugenio Corini, spera di recuperare alcuni di loro per sabato. La Serie C, pareggio esterno per il Teramo che chiude una settimana da dimenticare col pareggio contro la Juve Stabia. Passano le Vespe con Borrelli, il Diavolo impatta con Costa Ferrera e ora Paci avrà una settimana intera per preparare la gara del Bonolis contro la Paganese. Ascoltiamo il servizio di Ania Cantagalli e poi il commento del tecnico Paci. Il Teramo impedisce alla Juve Stabia il sorpasso in classifica, ma rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, soprattutto in trasferta. Almenti finisce 1-1 con gol tutti nella ripresa. Paci torna all'antico, fa rientrare Vitturini e Piacentini dopo aver scontato la giornata di squalifica e conferma il 4-2-3-1 con Pinzauti centravanti ed Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira alle sue spalle. La Juve Stabia, colpita da un caso di Covid alla vigilia, si affida a Borrelli e Ripa in avanti, con Fantacci libero di muoversi nei pressi. Al terzo Caldore ha una buona occasione in area, ma spara alto. Dall'altra parte il Teramo gioca complessivamente un buon primo quarto d'ora, salvo poi con il passare dei minuti lasciare possesso alla formazione di Padalino. Al quinto ci prova Arrigoni dalla distanza con tentativo deviato e successiva apprensione nell'area di casa dagli sviluppi dell'angolo. Ripa poco dopo tenta la capocciata che finisce alta. Al nono è ancora Arrigoni a provarci da lontano, sulla scia forse del gol decisivo della gara di andata. Al dodicesimo l'azione migliore del Teramo porta anche all'occasione più importante. Ilari serve Bombaggi che con il mancino impegna Russo in allungo. Al quarto d'ora il Diavolo dialoga nello stretto e Costa Ferreira fa partire dal limite un tiro che si spegne fuori non di molto. Da qui la formazione di Paci lascia mano a mano la fase di possesso e pensa a chiudere i varchi ai padroni di casa. Al ventesimo Caldore ispira Borrelli che impegna centralmente Lewandowski. L'attaccante di proprietà del Pescara ha prima di rientrare negli spogliatoi un paio di opportunità, neutralizzate in ogni caso da Lewandowski e annullate anche da posizioni di fuorigioco. La ripresa è subito viva, Scacca Barozzi raccoglie un lancio dalla sinistra, si ritrova tutto solo davanti a Lewandowski che è bravo a chiudergli ogni possibilità di tiro. Qualche istante dopo è Bombaggi a provarci dal limite, con palla che termina al lato di pochissimo. La Juve Stabia passa subito dopo, la difesa del Teramo non è perfetta in impostazione. Ripa riconquista palla e Scacca Barozzi stampa il suo tentativo sulla traversa. Borrelli sulla ribattuta raccoglie la sfera e deposita in rete il vantaggio delle Vespe. All'undicesimo però il Diavolo pareggia i conti, Bombaggi combatte su un pallone contro due avversari, la difesa di casa non riesce a liberare bene e Costa Ferreira stampa il suo tiro alle spalle di Russo per quello che sarà l'1-1 finale. Il Teramo dopo il pari si fa preferire rispetto ad una Juve Stabia apparsa mano a mano stanca, poiché anche alle prese con 9 indisponibili. Al 19° Esposito sfiora l'autogol per impedire a Pinzauti di arrivare sul pallone. Al 25° Berardocco risponde ed ispira in mezzo per Borrelli che di un soffio non trova l'impatto con il pallone a centro area. Paci manda in campo Di Francesco e Chiermateng e proprio dal primo parte l'azione che mette Pinzauti nelle condizioni di colpire di testa non trovando però la porta. Finisce così con un punto per parte ed un Teramo che adesso guarda al ritorno al Bonolis di domenica prossima per ospitare la Paganese. Ma è un pareggio, potevamo far di più secondo me, dovevamo far di più per vincere la partita secondo me,
È stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre, è stato un buon Teramo, non so se meritavamo di più, guardo sempre il risultato del campo, il campo ci ha dato che abbiamo pareggiato e credo che dovevamo fare qualcosa di più per portare a casa la vittoria. Pareggiare a volte è facile, vincere è un po' più complesso, quindi continuiamo, perseveriamo sul lavoro. Quando dico che dovevamo fare di più, non nella prestazione, ma vincere è sempre qualcosa di difficile e quindi quando non vinci qualcosa di più potevi fare. Adesso nelle occasioni non le ho riviste, non so, però parlo proprio a livello di creare più energia per fare qualcosa in più, ma a parte questo la squadra ha fatto una grande prestazione. Serie D, nessun successo per le formazioni abruzzesi tra sabato e domenica nel girone F. Pareggiano Vastese e Castelnuovo, perde il Giulianova. Ma mercoledì si torna in campo col Pineto che però è ancora alle prese con i casi di positività in squadra che impediranno il match col Castelnuovo. Jacopo Forcella. Nel fine settimana dei tanti pareggi anche le formazioni abruzzesi del girone F di Serie D non fanno eccezione, perché sabato la Vastese ha impattato 0-0 con Rieti, stesso punteggio della gara di andata, un unico sussulto quasi che avrebbe potuto cambiare i destini dell'incontro, il lob di Martiniello finito contro la traversa. Ma questo è un campionato che al netto dei tantissimi rinvii ancora da giocare non conosce sosta e mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con gli aragonesi che saranno impegnati non al Fadini ma al Castrum di Giulianova contro i giallorossi di Bitetto, unica formazione ad uscire sconfitta da questo turno di campionato. I giuliesi passano in vantaggio con Cesario appena tornato alla corte della società del presidente Bartolini. La rete del centravanti però è un'illusione perché i molisani impattano dopo 11 giri di lancette con Salatino e nella ripresa sorpassano con lob di Mele che coglie Amadio impreparato e sorpreso e arrotondano con Minchillo a un quarto d'ora dal triplice fischio. Beh, si fa, si deve fare, chiaramente non ci si può allenare più di tanto, bisognerà di volta in volta preparare la partita successiva, sia in base a quelli che sono gli avversari e i prossimi sono anche avversari abbastanza temibili, vabbè che sono quasi tutte le squadre, le vediamo sempre dal basso, per cui sono sempre squadre importanti rispetto a noi, stando alla classifica, però dobbiamo continuare sempre non a sperare, a cercare veramente di essere sempre più convinti di poter raggiungere la salvezza. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, non ci arrenderemo mai. Io torno a Giulianova dopo un po' di anni, sono stato 3 anni benissimo, lì sono andati a scuola i miei figli, ho ancora 4-5 amici di altissimo livello e dopo 20 anni ci sentiamo ancora, ma non dimentico perché abbiamo fatto anche dei risultati. Impatta il Castelnuovo avanti 2 volte col Fiuggi, ma puntualmente ripreso dall'11 di Beppe Incocciati. Loviso è l'uomo in più dei neroverdi e con la doppietta il centrocampista sale in doppia cifra, ma Gaetani e il rigore di Proia permettono ai laziali di strappare un pareggio, col Castelnuovo che recrimina per un fallo di mano in area di Moriconi che Campagni di Firenze non giudica fallo. Per la squadra di Guido Di Fabio però sarà un mercoledì di riposo, visto che lo scontro del Mariani Pavone di Pineto è stato rinviato per le positività in casa biancazzurra. Indubbiamente è stata una bella partita. Mi sono divertito anch'io perché i Fiuggi è una buona squadra, lo sapevamo, è una squadra che prova sempre a giocare a calcio da dietro e questo naturalmente permette, no, in caso di qualche errore di passaggio, delle ripartenze importanti. Forse l'unica pecca è stata questa da parte nostra, che tutte le occasioni che abbiamo avuto per ripartire, per andare a fargli male, magari siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, poco lucidi nella conclusione, però abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita, sono stati bravi loro a crederci fino alla fine, un risultato anche giusto, però niente, quello che rimane è un'altra grande e bella prestazione della mia squadra. Ed è proprio il Pineto la formazione che fa più fatica a giocare in questo momento, prima il rinvio per neve della sfida di Campobasso, ora le positività che impediscono l'esordio di Marco Pomante sulla panchina pinetese e che potrebbe non esserci neppure domenica contro il Vasto Girardi. Stavo pensando anche a questo. È normale che ci aspettiamo che tutti i ragazzi tornano negativi e se ne passa un mese e quindi andremo a saltare dalle 4 alle 5 partite oltre a quelle che dovremmo rifare. Sai, ripartire il campionato con 9 partite su groppone da recuperare non è facile, come hai detto tu, poi
arrivi a un certo punto che dovresti giocare domenica, mercoledì, è vero che io ho una rosa ampia, però sai, a livello mentale, a livello fisico, ti logora, diciamo. Lavori in un modo una settimana scorsa, poi questa settimana ci sono state 7 positività, sai, ti stravolge un po' la situazione. Sai, noi in questi 7 positivi abbiamo 5 under, dobbiamo essere bravi anche poi a far quadrare bene tra virgolette la situazione, non è facile, però ti dico che sono tranquillo. Chi torna a giocare invece è il notaresco, che ha saltato la gara di ieri e affronterà il Gudini proprio il Rieti. L'11 di Epifani arriva più fresco all'appuntamento e ha a disposizione la chance di continuare la rincorsa al primato, ma Stefano Campolo, pur non trovando molti sbocchi davanti, ha blindato la difesa e si annuncia una sfida tutta da seguire. Te notaresco, squadra forte, ma noi siamo abituati a giocare contro tutte le squadre, perché questo è un campionato in cui è complicato ogni gara. Guardate cosa ha fatto il Tolentino contro il Campobasso, per cui di volta in volta andiamo avanti con il lavoro quotidiano, con la volontà di volerci migliorare, ma con tanta umiltà. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con replay di Enrico Rocchi, la trasmissione sul mondo biancazzurro. L'informazione invece tornerà alle ore 23. Grazie e una buona serata.